Ma tempo nelle Marche sono circa 800 gli interventi dei vigili del fuoco, situazione in progressivo miglioramento su tutto il territorio, si procede con la conta dei danni e la richiesta dello stato di emergenza. Bomba d'acqua oggi a Fano, allagata la alla Flaminia nella zona di Ponte Murello Carrara. A Ponte Sasso proseguono gli interventi per far fronte agli allagamenti di case, negozi e strade. Il comune ha convocato un'assemblea pubblica per martedì 24 settembre. Tre volte abbiamo avuto l'alluvione, non si è visto mai nessuno. Maltempo a Pesaro danni per oltre 300.000 euro, ad annunciarlo è il sindaco Andrea Biancani. Restano 36 casi di dengue nel nostro territorio. A Cartoceto previste tre notti di disinfestazioni, ma è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini. Su Fano TV l'intervista al dirigente dell'Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche. Ecco come eliminare le larve ed evitare di essere punti dalle zanzare. Furti negli esercizi commerciali di Bellocchi. Arrestate quattro persone grazie all'operazione Safe Shop del commissariato di Fano. Spesso oggetto di frequentazioni abusive sarà demolito il grande fabbricato che sorge a pochi passi dalla foce dell'Arzilla sulla statale 16 verso Pesaro. Al suo posto un nuovo condominio di 16 appartamenti. Techfem dona al comune di Fano un progetto di fattibilità per 9 km di piste ciclabili per collegare la città alla zona industriale e residenziale di Bellotti. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano il maltempo nelle Marche, la situazione è in progressivo miglioramento su tutto il territorio regionale. Ora si procede con la conta dei danni e la richiesta dello stato di emergenza. I vigili del fuoco hanno eseguito in totale circa 900 interventi e sono a lavoro in tutte le province per la rimozione di alberi pericolanti, per liberare le strade dal fango e le cantine dall'acqua. Decine le frane e gli smottamenti di terreno. Nella notte i sommozzatori hanno recuperato un'imbarcazione nel porto di Seligaglia. Oggi, all'ora di pranzo, restavano da portare a termine 200 richieste di intervento. Sono state 21 invece le persone sfollate. In miglioramento anche le previsioni del meteo. Per domani è prevista un'instabilità pomeridiana nelle aree collinari e montane, ma con intensità non preoccupante. Per sabato 21 settembre, resta l'allerta gialla per rischio residuo. Per per l'assetto idrogeologico nel pesarese, anconetano e maceratese e nelle aree collinari e costa. E ora torniamo a Ponte Sasso di Fano dove ieri sono esondati il Rio Crinacio e il Rio Marsigliano allagando per l'ennesima volta strade, abitazioni e negozi portando così all'esasperazione cittadini e commercianti sul posto. Questa mattina c'era per noi Filippo Pucci. È proprio questo corso d'acqua la causa degli allagamenti nella giornata di ieri che ha interessato la frazione di Pontesasso a Fano. Si tratta del rio Crinaccio che, con le abbondanti piogge dei giorni scorsi, non è più riuscito a contenere la grande portata d'acqua, complice anche le diverse vegetazioni rimaste bloccate all'interno, come rami, cannici e altro materiale che hanno fatto da tappo per poi allagare anche la statale adriatica, vie e giardini di abitazioni limitrofe. Perché le cose non sono tenute come devono essere, i fossi sono tutti atturati qua. Là. L'acqua che va al mare, prima c'era 20 forsi, adesso ce ne sono solo due. Tutti gli altri un po' più piccoli che andavano al mare sono stati tutti, tutti chiusi, non li puliscono. E allora adesso queste cose che sta succedendo purtroppo, però se noi li, li teniamo puliti, le strade, i fossi forsi, penso che potrà succedere, ma non così. Adesso come fa una pioggia siamo sempre tutti allagati nei porti. E non va bene. Allora chi è responsabile deve mettere, deve prendere la responsabilità di tenere pulito anche i verdi che loro dicono non puoi toccare niente se uno vuole tagliare una pianta ma non vuoi toccare, ma perché? E loro non vanno a pulire, perché non vanno a pulire? Che c'è i fossi tutti pieni dappertutto. Dopo questa povera gente che ha avuto i danni qua, li, danno, li pagano i danni? A parte i danni sarebbe niente, ma quello che tu vedi che soffri non va bene. E poi il fosso di Santa Vittoria al confine tra Ponte Sasso e Marotta. Qui a farne le conseguenze alcuni residenti della zona, ma anche attività come questo negozio di calzature. Che da come ci raccontano hanno vissuto la stessa situazione che si era verificata nel 2021. Nel 2021 siamo trovati un mucchio di scatoloni qua fuori, e, mh, intorno a una ventina di mila euro di danni. Quindi l'unica cosa che. Che chiediamo è semplicemente di fare la manutenzione che c'è bisogno di fare. E quindi, qua il problema rimane sempre tale, rimane sempre lo stesso, succedono sempre la stessa cosa. Per l'ennesima volta l'ennesimo danno. Data di fortuna che abbiamo giocato in anticipo, ma per salvare quello che si è riusciti a salvare e che l'altra volta invece non si è riusciti, tre anni fa non si è riusciti, nel 2021. Qual è il messaggio che hai lanciato? Se al comune di Fano interessa un'attività sul territorio. Sul suo territorio, visto che io non, noi non siamo di qui, non abitiamo nel comune di Fano eh, di prendere provvedimenti, e altrimenti qui in tre anni, due volte, eh, molto probabilmente in una terza non ci sarà. Eh. Che danni avete avuto nel negozio? Eh, I danni per il momento non ce l'ho. Abbiamo limitato i danni perché eravamo preparati, vedendo quando il fosso qua non riceve più, tiriamo su le parate. E facciamo il possibile. Eh, ora stiamo pulendo i danni di ieri. Eh, L'alluvione è arrivata più di un ginocchio, l'acqua ci ha immerso e da stamattina presto che puliamo il fango è rimasto dal disastro. Qual è il vostro stato d'animo? Sotto zero. Bisogna fare qualcosa, non so più a chi rivolgermi e, e cosa poter fare, però c'è bisogno di essere uniti e darci una mano. E, sì, che si risolva queste situazioni ogni volta che piove. Rimanendo nei paraggi, secondo altri invece il problema sta nel sottopasso ferroviario dove l'acqua farebbe difficoltà a defluire verso il mare. Il ponte della ferrovia è due metri da allargarlo. Se, se vogliamo stare tranquilli, due metri e aprire tutto di là, verso il mare, dalla ferrovia al mare, aprirli. Avete avuto dei danni voi qui? C'è tanto lavoro da fare perché c'è la melma, l'acqua stava per entrare lì in casa, del 2021 è entrata, l'altro anno tre volte abbiamo avuto l'alluviore, non c'è visto mai nessuno. Infine anche il Rio Marsigliano a torrette ha contribuito a creare difficoltà al passaggio delle auto sulla strada nazionale e ai camping vicini, come dimostrano questi video arrivati alla nostra redazione. E visti gli allagamenti che hanno colpito duramente la zona di Ponte Sasso, la Giunta di Fano ha deciso di convocare un'assemblea pubblica. L'incontro si terrà martedì 24 settembre alle ore 20.45 al Centro Sociale di Ponte Sasso. L'Assemblea sarà un'importante occasione di confronto tra l'amministrazione comunale e i residenti per accogliere segnalazioni e proposte e discutere le possibili soluzioni per prevenire il ripetersi di tali eventi. Comprendiamo, dichiarato il sindaco Sir Filippi, il disagio che i residenti stanno vivendo a causa dei frequenti allagamenti. È nostro dovere affrontare insieme questa emergenza e trovare soluzioni efficaci per migliorare la sicurezza della zona. Invito tutti i cittadini a partecipare all'Assemblea per far sentire la propria voce e a collaborare attivamente con l'Amministrazione. Mi sono reso conto, ha concluso il sindaco, che la situazione necessita di un intervento complessivo affinché si dia risposta a cittadini che da anni devono convivere con la paura e il timore di, di, di trovarsi le proprie abitazioni allagate. La bomba d'acqua di questa mattina ha provocato disagi e allagamenti, in particolare nella zona di Ponte Murello-Carrara. Intorno a mezzogiorno la strada Flaminia, dopo qualche ora di chiusura precauzionale, è stata riaperta. Invece, per quanto riguarda i dieci sfollati che hanno passato la notte nell'area di prima accoglienza della protezione civile in zona aeroporto, il Comune ha confermato la disponibilità della sistemazione, se queste persone lo riterranno necessario, anche per la prossima notte. Intanto la riduzione delle precipitazioni sta favorendo il graduale ritorno, il graduale rientro delle eh, emergenze principali. A fare il punto è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, Gianluca Ilari. Ma il tempo a Fano, assessore, qual è la situazione eh, nella nostra città? La situazione di emergenza sta via via rientrando ma ancora siamo in una fase di forte attenzione. Eh, I lavori pubblici insieme al COC, quindi la Protezione Civile e il Comando di Polizia Municipale è intervenuta in tutte le segnalazioni e stiamo dando una importante risposta a tutti i cittadini che hanno bisogno di aiuto e che ci vogliono manifestare un, un problema. Continueremo questa fase di attenzione, ci sono alcune aree che sono interdette al traffico, penso al sottopasso eh, di Ponte Sasso, al sottopasso Passo pedonale dell'Hotel Playa, così come qualche problema sulla Flaminia e in altre, in altre aree periferiche della nostra città. Comunque va attenzionato assolutamente anche nei prossimi giorni perché, qualora l'emergenza eh, venisse meno, quindi si ponga fine all'emergenza, ci sarà ancora un periodo di attenzione perché eh, è piovuto veramente tanto. Considerate che eh, in 48 ore abbiamo ricevuto metà dell'acqua di tutto il resto dell'anno sul nostro territorio. Quindi sarà veramente importante tenere d'occhio anche tutto l'aspetto collinare del nostro territorio territorio. Frane, smottamenti ci sono stati, sono stati tempestivamente eh, messi in sicurezza, però nei prossimi giorni dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione su tutto il nostro comune. Questa mattina una squadra di asset è intervenuta per ripulire dall'acqua e dal fango il nuovo sottopasso di Ponte Sasso che a causa delle abbondanti piogge di ieri si era completamente allagato, come dimostrano queste fotografie, creando disagi alle auto che transitavano. Il tratto ieri era, completamente, era, sta, stato, era stato prontamente chiuso e per fortuna non si sono registrati feriti o danni, mentre oggi è stato riaperto al traffico. E per i cittadini di Ponte Sasso residenti nelle vie colpite dagli allagamenti, Asset ha attivato già da venerdì pomeriggio e nella giornata di sabato un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti ingombranti per venire incontro alle necessità di chi intende liberarsi di scatoloni, mobili e altri oggetti resi inutilizzabili. I cittadini possono, possono posizionarli su strada pubblica di fronte alla propria abitazione in modo da essere facilmente raggiunti dal mezzo di Asset adibito al ritorno tiro. Per quanto possibile si chiede gentilmente agli utenti di tenere separati i diversi rifiuti. Per ogni informazione si può contattare il numero verde dell'igiene ambientale 800 997474. Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Ci spostiamo a Pesaro dove i due giorni di maltempo hanno lasciato una conta di danni importante che avrà ricadute sugli interventi programmati dall'amministrazione, spiega il sindaco Andrea Biancani nel fare il punto delle conseguenze del maltempo. La stima dei danni è superiore ai 300.000 euro, di questi oltre 200.000 li abbiamo calcolati per il ripristino della strada dell'Angelo Custode. È necessario, ha concluso Biancani, il supporto della Regione Marche per ripristinare la situazione. Cambiamo argomento. Grazie all'operazione Safe Shop del commissariato di Fano sono state arrestate quattro persone per furti commessi negli esercizi commerciali di Bellocchi. La prima coppia, finita in manette mercoledì, è stata fermata dagli agenti nella tarda mattinata. Si tratta di un uomo e una donna eh, avvistati mentre entravano nel supermercato del Fano Center e al Globo per poi uscire poco dopo con borse e zaino. Nella dacia sulla quale stavano viaggiando sono stati ritrovati diversi capi di abbigliamento, due bottiglie di Don Perignon, altri vini e prodotti vari. Il valore complessivo della merce rinvenuta ammonta a circa 3.000 euro. L'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti dei due coniugi. Stranieri dell'Est Europa provenienti dalla Campania, ma sono stati rimessi in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Pesaro. Nel pomeriggio di ieri invece i poliziotti diretti dal dirigente Stefano Seretti hanno individuato e eh, arrestato un'altra coppia con l'accusa di aver rubato due giubbotti di marca dal valore di 600 euro. A differenza degli altri malviventi, non rompevano eh, l'antitaccheggio, ma lo neutralizzavano con un piccolo dispositivo elettrico. I due Rumeni che si spostavano a bordo di una panda sono poi stati fermati a Pesaro dagli agenti della questura. Per loro il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Napoli con il divieto di uscire negli orari notturni in attesa del processo rinviato ad ottobre. Tutti e quattro gli arrestati erano già noti alle forze dell'ordine per la commissione di numerosi reati contro il patrimonio. L'operazione è stata portata a termine grazie al monitoraggio del territorio da parte del commissario e dall'analisi del sistema di videosorveglianza cittadino in collaborazione con la Polizia locale di Fano. In provincia di Pesaro e Urbino dall'inizio dell'anno i tentativi di truffa ai danni degli anziani comunicati tramite il 112 sono stati 28. In questi casi le vittime che si sono accorte in tempo del, eh, del raggiro hanno subito, eh, hanno subito interrotto la comunicazione con il truffatore e avvisato i militari, che hanno eh, avviato immediatamente le indagini per individuare i malfattori, cercando di scongiurare ulteriori tentativi di truffe. Nell'ambito di questa campagna, il Comando Compagnia Carabinieri di F ...ha organizzato una serie di incontri. I militari della stazione di Cagli il 18 e 19 settembre hanno incontrato la popolazione per informare gli anziani dando consigli utili su come tutelarsi dai raggiri. I carabinieri hanno consegnato una brochure informativa dove sono indicati i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe, tra i quali non aprire la porta agli sconosciuti, eh, diffidare delle appartenenze, limitare la, confide la confidenza su internet". Torniamo a parlare della dengue, le persone infette nel nostro territorio restano 36 a Cartoceto, dove è stato segnalato solo un caso accertato. Partirà stanotte la disinfestazione. Dagli approfondimenti effettuati la persona interessata ha verosimilmente contratto il virus all'interno del comune di Fano, dove è abitualmente domiciliata, ma la residenza, così come il luogo di lavoro ricadono nel comune di Cartoceto. Sulla base delle prescrizioni fornite dall'Aste in conformità alle linee guida contenute nel piano nazionale di prevenzione del Ministero della Salute, l'amministrazione comunale ha disposto dei tre trattamenti di disinfestazione che si terranno nei giorni 21, 22 e 23 settembre dalle 2 di notte alle 5 del mattino nelle vie che vedete elencate in grafica. Qualora le condizioni meteo non lo consentiranno, i trattamenti verranno riprogrammati per la prima notte utile, dandone opportuna comunicazione. Vi ricordiamo che prima degli interventi è necessario raccogliere frutta e verdura, proteggere le piante con reti di plastica e ricoverare all'interno delle abitazioni oggetti come giochi per bambini, ciotole e abbeveratoi. Durante il trattamento rimanere dentro casa con porte e finestre chiuse, sospendere l'uso di impianti di ricambio d'aria, proteggere gli animali domestici e non sostare o transitare nelle aree trattate. Dopo il trattamento invece attendere 15 giorni, 15 giorni prima di consumare frutta e verdura trattate. La Lavare accuratamente eventuali oggetti esposti e seguire le indicazioni sanitarie in caso di contatto accidentale con gli insetticidi. Oltre a questi interventi nelle zone pubbliche, resta fondamentale la disinfestazione nelle case private e proteggersi dalle punture. Sentiamo in che modo nell'intervista realizzata da Simona Zonghetti a Stefano Gabaudan, dirigente dell'Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche. Ogni cittadino può contribuire a contrastare la dengue, infatti tenere basso il numero della popolazione delle zanzare è la misura più efficace nella lotta alla diffusione del virus che nelle marche ha contagiato 36 persone. Per un'azione completa però è fondamentale la collaborazione di tutti affinché ognuno intervenga nelle aree private. Tra i casi segnalati a Fano ad esempio, diversi sono stati registrati nel quartiere vallato proprio perché le zanzare tigre hanno trovato le condizioni ideali per proliferare. A spiegarcele è il medico veterinario Stefano Gavaudan, dirigente dell'Istituto Zooprofilattico Umbria Marche, istituto che tra le altre cose si occupa di istruire gli operatori delle AST, informare la popolazione, fornire il materiale necessario, organizzare interventi di emergenza e analizzare gli insetti, i vettori della dengue e i patogeni. Inoltre in diverse zone di Fano sono state installate delle trappole specifiche per le zanzare al fine di controllare quante sono e se sono infettanti. Stefano, dove possono trovarsi i focolai larvali, ovvero le uova delle zanzare nelle abitazioni private? È assolutamente importante, prima ancora dei trattamenti antilarvali, eliminare i focolai larvali. I focolai larvali sono quelle piccole raccolte d'acqua che contengono tutti gli stadi di sviluppo della zanzara, tranne l'adulto che ovviamente è in aria. Ehm, L'eliminazione dei focolai larvali... I, si tratta, eh, innanzitutto, è di assoluta importanza perché la gran parte sono all'interno delle abitazioni private, nei giardini, perché sono i tombini, perché sono i sottovasi, perché sono i secchi per l'irrigazione, gli innaffiatoi i, e tutto ciò che in qualche maniera può contenere anche piccolissime raccolte d'acqua che, se rimane lì per almeno 6, 8, 10 giorni, può dare origine a uno sfarfallamento di zanzare. Allora, questi, uh, queste raccolte d'acqua vanno assolutamente eliminate, se non è possibile eliminarle vanno coperte eh, con appunto, coperchi o con zanzariere, perché se non entra l'insetto adulto lì non va a deporre uova, se questo non è possibile a quel punto si tratta come mettendo ad esempio... Uh, nella, uh, ad esempio nella fontana i pesci che si nutrono di larve, ma anche utilizzando dei prodotti larvicidi che quindi non interferiscono con tutti gli altri insetti e ce ne sono di diversi tipi, anche di tipo biologico che possono essere utilizzati per le acque che poi vengono, ad esempio, possono essere utilizzate dagli animali per bere. I prodotti biologici sono assolutamente innocui come il bacillus turingensis. Per ad esempio uccelli o mammiferi che si uh, abbeverano in quell'acqua. Quando si dischiudono le uova, dopo quanto tempo? Il tempo di schiusa delle uova può essere nel periodo invernale molto lungo, mentre eh, nel periodo caldo il ciclo biologico può essere completato anche in 7-10 giorni, quindi dipende dalla temperatura e dall'umidità. Cosa fare per eliminare le larve? Ogni raccolta d'acqua va svuotata. È ovvio che non tutte le raccolte d'acqua possono essere svuotate, perché ce ne sono alcune che sono funzionali alle nostre attività di giardinaggio, di, eh, per abbeverare gli animali e quant'altro. Allora, quindi, ciò che non è possibile eliminare, quindi togliendo i sottovasi, ribaltando i bidoni e svuotando quindi, gli eventuali contenitori, quello che non può essere eliminato... O va in qualche maniera coperto fisicamente con un tappo o con una zanzariera che impedisce alla zanzara adulta di entrare e deporre le uova sul pelo dell'acqua. Non tutti i contenitori possono essere ovviamente protetti da zanzariera o da coperchio. Allora, in questo caso, e solo in questo caso, si può passare quindi ai trattamenti. Probabilmente i più efficaci sono quelli di sintesi chimica che comunque hanno un impatto ambientale molto molto basso perché ovviamente vanno a colpire solo le larve presenti all'interno di quella piccola raccolta d'acqua, quindi non interferiscono con la flora presente e con gli altri insetti, quindi questa è la modalità razionale di intervento. Ovviamente ci sono o delle raccolte d'acqua che vengono utilizzate per innaffiare gli orti, che vengono utilizzate per abbeverare gli animali, eccetera. Quindi abbiamo anche dei prodotti biologici, diciamo che quelli di sintesi hanno una durata di 20 giorni, sempre che non ci siano piogge che poi dilavano appunto il prodotto. I biologici hanno una durata di qualche giorno inferiore, però possono essere utilizzati efficacemente. Ma ad esempio adesso abbiamo anche dei prodotti... Uh, fisici che sono dei film siliconici, cioè sono dei liquidi che vengono versati nella raccolta d'acqua anche in grandi estensioni di acqua e creano praticamente un film invisibile che non interferisce con la fauna presente all'interno dell'acqua, ma impedisce alle larve che respirano a galla attraverso una sorta di boccaglio che si chiama sifone, di appunto respirare. Ma il film è veramente di. Di pochi, poche frazioni di millimetro e, e in questo modo impedisce lo sviluppo larvale. E che cosa possiamo fare per proteggerci dalle punture delle zanzare? Sì, la zanzara tigre eh, innanzitutto oh, punge nelle ore eh, non più calde ma nelle prime ore e nelle ultime ore del giorno e è particolarmente attratta dagli abiti scuri, quindi quello che possiamo fare è utilizzare abiti lunghi chiari e anche larghi e ovviamente sopra gli abiti utilizzando questo tipo di abiti possiamo anche utilizzare repellenti in maniera tale di evitare di utilizzare i repellenti direttamente a contatto con la cute che è preferibile sicuramente. La dengue, come spiegato dall'esperto, è diffusa in tutti i continenti, soprattutto in Asia e in America, a causa delle condizioni climatiche e delle tipologie di zanzare diverse. Ogni anno in tutto il mondo si contano 180 milioni di contagi. È importante sottolineare che c'è un periodo di incubazione, 10 giorni per le zanzare dal momento in cui pungono una persona infetta e 7 giorni per l'uomo dal momento in cui viene punto. La disinfestazione andrebbe fatta nel mese di aprile, cioè da quando le temperature iniziano a superare i 15 gradi. E i prodotti per uccidere le larve, i larvicidi, sono dannosi per l'essere umano, gli animali o le piante? No, sono assolutamente poco dannosi e comunque anche per uh, ad esempio essere eh, inseriti in acque che utilizziamo per ad esempio irrigare l'orto, possono essere utilizzati dei prodotti biologici, ad, come ad esempio il bacillus thuringensis, che non hanno veramente alcun effetto né sugli animali né sull'uomo. Ad ogni modo anche quelli di sintesi utilizzati nei focolai larvali i, possono essere resi inaccessibili dagli animali. Comunque tutti gli animali superiori sono veramente poco oh, suscettibili all'uso dei larvicidi. Quando non utilizzare il larvicida, i larvicidi ovviamente sono suscettibili ad esempio alle piogge o alla presenza di eh, un elevato carico organico nella raccolta d'acqua. Quindi, ad esempio, i tombini devono essere puliti eh, da, da, dalla sporcizia, dalla raccolta di materiale organico. E eh, ancora se eh, ci sono piogge, ovviamente il trattamento va ripetuto. È assolutamente fondamentale il controllo dei condomini e dei giardini privati, perché altrimenti le azioni operate dai comuni rischiano di essere del tutto insufficienti, perché la gran parte dei focolai larvali si trovano nelle pertinenze private dove il comune non può entrare. Il comune di Colli al Metauro comunica che da lunedì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo della superstrada di Calcinelli in direzione Mare Monte per lavori di rifacimento del manto stradale. Sarà chiusa l'uscita per chi proviene da Fano e l'ingresso per chi è diretto a Fossombrone. Un'altra bruttura di Fanno sta per essere eliminata. Dopo gli storici mobili dell'ex chief del Mulino Albani, che fornivano una brutta immagine della città, ora verrà abbattuto quel grande fabbricato disabitato da tempo, che si trova subito dopo la curva del torrente Arzilla, lato mare verso Pesaro. Al suo posto sorgerà un nuovo condominio di 16 appartamenti. Arrivare a questo risultato a causa dei vincoli esistenti non è stato facile, come evidenzia l'agente immobiliare e segretario di Forza Italia Enzo di Tommaso. Una delle brutture che esistono da tanto tempo all'ingresso della città di Fano verso Pesaro verrà ora bonificata. È stato un lavoro lungo di carattere urbanistico, di carattere edile, che è stato portato a termine. Enzo di Tommaso, di che cosa parliamo e che cosa è stato fatto in tutti questi anni per risolvere questo problema? Dunque, noi siamo partiti con questa per, per risolvere questo problema di questa bruttura che esiste sul lato peso entrando in Fano quattro anni fa ed è stato un inter molto lungo perché prima c'era il problema dell'arsilla che il genio civile doveva fare dei lavori che erano stati previsti in un certo modo, poi dopo sono stati modificati eccetera e poi dopo eh, sono venuti fuori anche dei vincoli di carattere urbanistico che c'erano già dal 1967 che, a, al quale abbiamo dovuto lavorare insieme alla regione, della sovrintendenza e al Ministero della Cultura per ridimensionarli. Ci siamo riusciti in otto mesi di lavoro, di riunioni, di incontri. Io devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano perché purtroppo nel 1967 la provincia aveva messo, individuato una fascia. In quanto quella volta era tutto rurale, no? la collina di, di San Biagio, della Chiesa del Carmine eccetera, una fascia fino a Centinarola che potevi abbattere gli immobili, ma li dovevi ricostruire lì dove, quindi li ristrutturavi. Ora cioè, il Comune di Fano aveva 15 o 20 pratiche ferme che non riusciva a autorizzare perché anche a Centinarola, al Fenile, insomma, chi aveva un, un bagno che lo voleva spostare, lo poteva, voleva ampliare, non lo poteva fare. In base a questa restrizione che abbiamo ottenuto, eh, e quindi rimane comunque tutta vincolata, tutta la collina, possiamo buttarlo giù e quindi riusciamo a bonificare questa zona. C'erano anche problemi di ordine pubblico? Sì, eh, i problemi di ordine pubblico ci sono stati in effetti per conto della proprietà perché ogni tanto rientrava qualcuno. Qualcuno metteva i cartelloni, qualcuno metteva delle scritte che non potevano rimanere. L Abbiamo tolto qualcuno anche qualche giorno fa. Quindi l'ordine pubblico ogni tanto si murava, eh, come succede anche da un'altra parte. I muri, poi questi arrivano, eh, lo sfondano, vanno dentro, ci bivaccano, eccetera, eccetera. Adesso, questo nel giro, spero nel giro di un mese che venga buttato giù e ripulito tutta l'area quindi questo problema qui eh, sia risolto definitivamente. E che cosa sorgerà al posto di questo stabile degradato? Sorgerà una palazzina moderna eh, in classe A3. Eh, molto con, eh, con i pannelli solari, insomma con tutti i crismi che, che richiedono oggi le costruzioni nuove, e sono 16 appartamenti, e c'è una grande richiesta perché si sta, stanno aspettando appunto che vengano demoliti e si ricolifererà tutti i giardini lì di fianco perché quelli, i lotti sono compresi nella costruzione e diventerà un bel edificio che valorizzerà quella zona perché è, è anche ora insomma, che, che venga fatto questo lavoro. Thank you. L'intervista era di Massimo Foghetti. Spazi urbani da riqualificare, mobilità sostenibile su cui investire. Su eh, questi temi, ieri nella chiesa del Gonfalone si sono confrontati alcuni tra i massimi esperti del settore durante la giornata che Tecfem ha organizzato all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile. Una giornata che ha visto il CEO dell'azienda fanese, Federico Ferrini, donare al comune di Fano il progetto di fattibilità per la realizzazione di chilometri di piste ciclabili che serviranno per collegare la città alla zona industriale e residenziale di Bellocchi. Prima della consegna del progetto c'è stata la firma della convenzione tra AMI, Adrabus e Confindustria di Pesaro e Urbino attraverso la quale i dipendenti delle aziende della provincia potranno ottenere sconti sugli abbonamenti annuali rilasciati da Adrabus e utilizzabili sui percorsi tratti urbane e o extraurbane del bacino territoriale della provincia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, l'informazione su Fano TV torna domani con la rassegna stampa delle 7. Termina qui il telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.